Amo immaginare Gesù che passa attraverso le nostre strade e ai margini delle strade c'è un po' di tutto, c'è gente tranquilla, chi urla, chi grida, chi tende la mano, chi è arroccato nella sua povertà, nella sua miseria e tenta di strappare con la mano tesa qualche segno di compassione, di attenzione da parte di coloro che passa, di colui che passa. Oggi è questa stupenda pagina del Vangelo che è per noi. Gesù è in cammino, Gesù è sempre sulla strada, predica e annunzia il regno di Dio, e attraverso le strade della Galilea in particolare. È seguito sempre dai dodici, e molto spesso da grande folla. E quel giorno c'è questo poveraccio, il Vangelo ci dice anche il suo nome, Bartimeo. È un cieco, il Vangelo dice sedeva lungo la strada, forse la traduzione più vera, sedeva ai margini della strada, non deve essere d'inciampo a nessuno, a mendicare. Sente la folla, passa Gesù e grida e riconosce in Gesù non un uomo qualsiasi, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. E tutti quanti tentavano di metterlo a tacere, è uno che dà fastidio, bisogna che importuni il meno possibile, ma gridava ancora di più, gridava la sua miseria, la sua cecità. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Ed ecco Gesù che lo chiama, dice chiamatelo. Che strano, la folla che prima lo sgridava perché tacesse, adesso tutti corrono, presto vieni, il maestro ti chiama. A quel punto si sente al centro dell'attenzione di colui che ha invocato e butta il suo mantello, il segno della sua povertà, della sua miseria. Si alza e corre da Gesù. Che bello questa domanda di Gesù. Gesù lo sa che cosa voleva. Che cosa vuoi che io faccia per te? È proprio lui. È su di lui che cade tutta l'attenzione e l'interesse di Gesù. Rabbuni, ed è bello questa espressione. Rabbì, lo sappiamo, è il termine con cui si designa il maestro. Rabbuni è qualcosa di più confidenziale, come se dicesse maestro mio, maestro caro, che io veda di nuovo. Che bella domanda. E Gesù va, la tua fede ti ha salvato, perché ha creduto, figlio di Davide, abbi pietà di me, che io veda di nuovo. Va, la tua fede ti ha salvato, non va via, vide subito e diventa discepolo. Ha buttato via ciò che ricordava la sua miseria, il mantello, e segue Gesù. Ha occhi nuovi, non solo per vedere, ma per comprendere che c'è questo uomo che lo salva, che gli ridona dignità. E allora pensiamo un po' alla nostra storia. Gesù passa lungo le strade della nostra vita, quante volte? A volte non ce ne accorgiamo, talvolta quando abbiamo bisogno tentiamo di fermarlo, di gridargli la nostra miseria, il nostro bisogno, il desiderio di essere liberati dalle nostre paure, dai nostri limiti, dalle nostre sofferenze. E ci prostriamo ai suoi piedi. Il primo gesto che facciamo, Signore, che io veda, che cosa chiediamo? Che io veda la mia miseria, il mio peccato, che io possa sperimentare di fronte a te quanto sono irriconoscente nei tuoi confronti e quanto ho bisogno di avere occhi nuovi perché scopra l'azione della tua grazia nella mia vita.
E Signore, la grazia ce la dona, ci ridona occhi nuovi per sperimentare la sua bellezza, la sua ricchezza, la sua compassione, quello di cui ci ha parlato il brano della lettera agli Ebrei. Cristo Gesù è in grado di sentire giusta compassione per tutti quelli che sono nell'errore. Che bello! Non ci allontana, ci chiama. Forse i ben pensanti vorrebbero tenerci alla larga, quelli che si sentono puri, santi, degni di qualsiasi attenzione. Noi siamo tutti peccatori. E allora sentiamo il bisogno di lasciarci guardare da Lui, di invocare la sua misericordia, che ci ridoni gli occhi del cuore, che sperimentano ancora una volta la certezza di quest'amore che ci guarda uno per uno e ci chiama. Il suo sguardo indica tenerezza, indica quella compassione che continuamente Egli riversa su di noi. Ogni qualvolta la cecità non ci fa vedere la nostra miseria, e il bisogno di venirne fuori ci dà occhi nuovi, perché sperimentiamo che solo da Lui possiamo avere quello di cui abbiamo bisogno per riprendere un cammino vero, il cammino dei discepoli, buttando via il nostro mantello, i nostri peccati, le nostre miserie, e correndo dietro di Lui, anche se forse il Signore ci dice: sta tranquillo, ti voglio bene, ti perdono, ti rinnovo la mia vita. E noi vogliamo metterci al seguito per continuare ad apprendere la parola che deve aiutarci lungo la strada a percorrerla nel modo giusto, risanati e guariti dalle nostre cecità, da questo tocco di grazia e di amore che il Maestro riserva a tutti quanti noi. Lo ringraziamo. Abbiamo un sommo sacerdote che sa combattere le nostre infermità, ci ha ricordato la seconda lettura, ha compassione di noi ed è sempre pronto ad alzare la sua mano, a toccarci, a guarirci e a ridarci gioia, speranza e forza per riprendere un cammino per il quale non eravamo più in grado di percorrerlo, perché eravamo segnati dalla nostra cecità e dal nostro peccato. Ci ha liberati, ci ha guariti, possiamo seguirlo. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. La nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica.
professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Innalziamo unanimi la nostra preghiera al Padre ricco di misericordia, perché continui a vegliare su di noi con provvidente tenerezza. Preghiamo insieme e diciamo: benedici la tua Chiesa, Signore. Benedici la tua Chiesa, Signore. Per la Santa Madre Chiesa, nella fedele testimonianza di tutti i battezzati, sia nel mondo il segno efficace dell'amore di Dio che salva. Preghiamo. Benedici la tua Chiesa, Signore. Per i ministri della Chiesa, con instancabile sollecitudine, ricerchino i fratelli che si sono smarriti per offrire loro la gioia del perdono. Preghiamo. Benedici la tua Chiesa,